Oggi a Pavia intervisto Giuseppe Civitarese, membro didatta e trainer della Società Psicoanalitica Italiana, la SPI, e quindi soprattutto psicoanalista, membro anche della Società Americana e infine direttore della rivista di psicoanalisi. Comunque oggi parleremo un po' sia di massimi sistemi che di pratica e praticaccia clinica, partendo dai massimi principi, dai massimi sistemi. Beh, già abbiamo detto psicoanalista, vuoi dirci qualcosa in più su quali sono i riferimenti teorici più importanti per te? Beh, naturalmente credo che tutti i grandi autori della tradizione psicoanalitica siano importanti, no? E a volte si parla di Babele delle lingue, e come sappiamo anche in psicanalisi, però questo è dovuto al fatto che, come dire, noi andiamo a leggere anche le cose che sono state scritte tanti anni fa, no? Quindi abbiamo l'impressione, come dire, come se non ci sia stata un'evoluzione, ma un'evoluzione c'è stata, no? Ogni autore, come dire, sale sulle spalle di quello precedente e porta avanti la disciplina. Però c'è un motivo in più per cui noi andiamo a leggere anche gli autori tanti anni fa, a partire ovviamente dagli studi di Freud, perché secondo me, diciamo, questi grandi autori esprimono la loro comprensione, la comprensione che hanno della mente, quindi un oggetto molto complesso, anche attraverso il loro stile. Allora, quando sono autori geniali, non penso che sia mai possibile pensare che questo loro stile, questo modo anche personale, idiosincratico, di afferrare l'oggetto mente, si possa, come dire, superare. Sarebbe come dire che non so, Stendhal supera Flaubert o Proust. Quindi c'è questo aspetto, secondo me, di stile, di comprensione, un modo di teorizzare che passa anche attraverso la scrittura, che cui penso noi non rinunceremo mai. Poi ci sono degli altri aspetti, forse più concettuali o più, tra virgolette, scientifici, in cui, in relazione anche al contesto epistemologico che cambia nel tempo, ecco lì è più facile forse vedere degli aspetti evolutivi. E quindi, ecco, poi facevo riferimento alla cosiddetta Babele delle lingue. In realtà io penso che sia piuttosto difficile, occorre molto tempo avere una sufficiente chiarezza nel distinguere i vari modelli, ma che poi dopo tutto questi modelli non sono di un numero esorbitante. Poi alla fine i modelli essenziali, no, almeno quelli a cui faccio riferimento per inquadrare i fatti della clinica, sono quelli di Freud, Klein, Winnicott, per arrivare a Bion come cornice teorica generale. Io sono impegnato da vari anni assieme a vari colleghi, assieme a uno dei miei maestri, ovviamente risaputo, Antonino Ferro, a sviluppare in particolare un modello che definiamo post-bioniano e che chiamiamo teoria del campo, teoria bioniana del campo analitico. Ecco, e qui più in particolare che mi situo come autore della psicoanalisi, come una persona che cerca di fare ricerche. Però, voglio dire, sarebbe facile ragionare guardando al passato sia in termini di discontinuità, ma anche di continuità. Adesso faccio una domanda proprio da profano con un pochino di infarinatura. È vero che la psicoanalisi italiana dà più importanza rispetto ad altre psicanalisi proprio a Bion, oppure è solo un'impressione? La psicanalisi... Non dico che non siano parecchie in terra Bion. No, questo però... non lo direi, in questo senso. Magari... che la psicanalisi italiana è molto particolare perché ha tante capitali, no? Come dire, ci sono tradizioni locali, a differenza perlomeno dell'impressione che ho io e della psicoanalisi, che so, americana piuttosto che francese o piuttosto che inglese, a parte ovviamente la grande
divisione che c'è stata all'epoca delle discussioni controverse tra, no, un gruppo di Clagnani, un gruppo degli anafreudiani, eccetera, eccetera. Però poi lì la cosa mi sembra molto più omogenea. Noi abbiamo tradizioni locali che hanno a che fare con maestri che hanno operato, no, in vari punti, e quindi, come dire, ma anche geograficamente, sì. Milano ha una sua, come dire, tradizione, Roma ha una sua, Napoli, Palermo, e quindi, come dire, non c'è, secondo me, non si può parlare di psicanalisi italiana così in blocco come facente capo a una particolare corrente. Tra l'altro, quella, c'è tantissimo interesse per Bion, non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Ma per dire, anche in Italia la corrente bioniana non è affatto maggioritaria, anzi è sicuramente minoritaria. E anche se è un'evoluzione che parte da Corrao, poi è arrivata a Roma, Bion aveva tenuto dei seminari, ci sono tanti colleghi che hanno studiato i gruppi, poi è stato importante a un certo punto anche Luciano Anissimo Migliano, e Antonino Ferro poi ha sviluppato il suo modello, ha creato degli allievi, eccetera, eccetera. Ecco, però, come dire, così come c'è una forte, c'è una componente molto, tra virgolette, francese, che hanno molto a studiare, portare avanti il discorso di Freud, la metapsicologia, così c'è una corrente bioniana, così come ci sono vari dei colleghi che si ispirano piuttosto a Winnicott. La cosa importante è che poi si riesca a parlarsi, cioè, no? E questo succede, secondo me, succede soprattutto poi al banco di prova della clinica. Vabbè, allora, per concludere questa parte molto generale, la teoria del campo di Bion è questa tua e di Ferro, teoria post-bioniana. Mi rendo conto che chiederti di dirlo in 2 minuti. Sì, no, non è, diciamo, non è semplice, ma io direi il Big Bang c'è stato attorno agli anni 60 con Bion, con Winnicott, quando a un certo punto, credo loro, diciamo, si potrebbe riassumere così, hanno cercato di superare l'impasse di una psicologia unipersonale, no? Sì. In cui, come dire, sono due soggetti separati, in cui, la dico in modo molto semplice, io analista studio, no, come tu funzioni, ti esplicito i meccanismi inconsci del tuo funzionamento psichico. Non basta solo questo, ovviamente tutto procede attraverso anche la nevrosi di transfer, cioè una lunga esperienza attraverso cui la vecchia nevrosi infantile del paziente in qualche modo si presenta, si presentifica. Un modo di definirla è la vecchia nevrosi, ma stavolta con l'analista dentro, dicono gli americani, in it. No? E questo naturalmente porta un aspetto di coinvolgimento, di trasformazione nell'atto stesso di relazionarsi all'analista. Però siamo ancora, anche se questa ovviamente può essere vista come una semplificazione, però siamo ancora al punto che io sono un soggetto separato che in qualche modo studio te e abbastanza sistematicamente ti dimostro come ti capiti di sbagliarti proprio perché influenzato dal transfer. Quindi nel concetto di transfer è intrinseca un'idea di fraintendimento. E di spiegazione, la terapia come spiegazione, te lo spiego. Sempre forzando, forzando parecchio, perché appunto alla fine quello che conta è l'esperienza, però c'era questa idea della traduzione dell'inconscio nel conscio, no? E in cui, come dire, la soggettività dell'analista era messa un po' da parte, quindi l'inconscio dell'analista era un po', come dire, maître della situazione, anche quando poi ovviamente si sono utilizzati altri concetti, cioè il fatto che l'analista stesso ha un transfert nei confronti del paziente, che però veniva considerato come una cosa controllare, eliminare, curare, eccetera, eccetera. E anche il concetto di controtransfer, che può essere usato in accezioni più ristrette o più allargate, alle volte diventa omnicomprensivo per indicare qualsiasi tipo di reazione, sensazione, affetto nei confronti del paziente. Ma il controtransfer
ubbidisce sempre alla logica del transfer, cioè una risposta al transfer del paziente, no? Quindi siamo sempre sulla linea di qualche cosa che è suscitato dal paziente e dalla sua nervosa infantile, sostanzialmente, dalla sua malattia. Quindi di nuovo anche in quel caso lì, in cui comunque l'analista può esaminare a fondo i propri vissuti, ma fino a che siamo ancora nell'ottica del controtransfer, c'è sempre comunque l'idea di due soggetti separati e non tanto l'idea di una psicologia che si potrebbe definire bipersonale o di campo o intersoggettiva, ma è un'accezione particolare, non come questo termine viene usato negli Stati Uniti, dove indica soprattutto l'interazione pur sempre tra due soggetti, no? Quando noi qui diciamo intersoggettivo o con gli interpersonalisti intendiamo che poniamo attenzione a quel qualcosa che si crea tra quel campo intermedio inconscio e in cui le componenti danno origine a qualcosa la cui somma è più delle componenti di partenza. La cosa questa che viene indagata, questa è la nostra posizione, non che quella si differenzia, degli interpersonalisti americani. Ah. Non è quella degli interpersonalisti americani, con cui spesso veniamo confusi in Italia, veniamo, diciamo, questi anche criticati, per aiutare, ma tanto per cominciare, alcune sono delle persone molto, molto raffinate, guai a pensare di, no, che abbiano un pensiero semplice, ok. Ma un nome che posso fare molto rappresentativo è Donald Stern, Donald Stern, con il quale proprio c'è stato recentemente uno scambio anche piuttosto serrato, critico, sulle pagine del Psychoanalytic Dialogues, in cui lui ha presentato un modello di campo, ha parlato di Sullivan, di cosa vuol dire il concetto di campo nella loro tradizione. E noi abbiamo controbattuto, lui ha risposto, e insomma, cioè la nostra idea quindi è che due cose diverse. Sono due cose diverse. Per dire una cosa che comincia da Sullivan, questo nome lo conosco. Molto lontano da Sullivan, poi si è sviluppato, perché stavo dicendo il Big Bang iniziale c'è stato negli anni 60 con Winnicott e con Bion, in cui entra in crisi questa concezione del modello del modello unipersonale o di due soggetti isolati, che perché Winnicott ovviamente dice non esiste un bambino sostanzialmente senza la persona che se ne occupa, certo. Cioè, se vogliamo capirci qualche cosa dobbiamo vedere l'unità, la coppia. Beard dal canto suo, seguendo le orme del suo primo analista Rinkman, no? E vede già la mente del singolo in termini di gruppo, comunque si occupa di studiare i gruppi, è chiaro che da quel momento lì, diciamo, non si può più ragionare nei vecchi termini. Poi c'è stata all'inizio degli anni 70 negli Stati Uniti anche l'esplosione della, come si dice, della galassia relazionale, no? Cioè anche in altri modi, in quel caso soprattutto attraverso Colt, il vecchio modello è entrato in crisi. Però dire relazionale non vuol dire necessariamente, per esempio, di campo o intersoggettivo nel modo in cui lo intendiamo noi. L'impressione che a noi fanno, dico noi nel senso di colleghi che condividono questo modo di vedere, è che gli interpersonalisti, come dire, qualche volta ingaggiano con i pazienti delle relazioni molto intense, no? Viscerali, chiedendosi poi, sempre interrogandosi su che tipo di enactment assieme hanno messo, no? Hanno prodotto, però senza avere quell'ascolto fine dell'inconscio, che secondo noi è lo specifico psicoanalitico. Qualcuno ha definito una specie di wrestling in cui cioè per noi rimangono troppo su un piano di realtà, mentre invece la bussola dell'approccio psicoanalitico, questo da Freud in poi, ovviamente, è l'inconscio e il paradigma del sogno come ciò che deve guidare ciò che, la comprensione di quello che succede nella seduta. Quindi da un certo punto di vista, nei modelli attuali di campo, c'è una radicalizzazione di quello che è sempre stato un principio freudiano, cioè tutto parte dal sogno. E quindi questo vostro modello post-bioniano in questa direzione?
Il modello post, perché post-bioniano? Che parte da alcuni principi di Bion, che ovviamente sarebbe troppo lungo da spiegare qui. Ecco, noi gli italiani ormai siamo abbastanza individuati nel mondo, come, no? Ripeto, a partire da Ferro, che è conosciutissimo ovunque, e che però hanno aperto le porte anche ad altri autori italiani che adesso, no, sono, cominciano ad essere conosciuti, pubblicano all'estero, eccetera, eccetera. Ecco, lui, come dire, ha innestato sul discorso di Bion altre componenti, per dire l'influenza italiana dell'anissimo Emiliano, e poi un certo uso della narratologia, no? Per quello, se vogliamo, no? Per capire alcuni aspetti di come si svolge il dialogo analitico. E poi ha preso il contributo dei Barangé, che già ragionavano in modo loro in termini di campo e avevano studiato soprattutto come sia facile che si creano degli accordi collusivi inconsci, delle collusioni inconsce tra paziente e analista, che si costituiscono come vere barriere per il processo analitico. Quindi alla fin fine, ecco, bisogna dire post-bioniano, perché questo non è il modello né dei Barangé né di, no, né di Bion, ma risulta da tutta questa elaborazione teorica che oramai comincia ad avere più di qualche decennio alle spalle, e per il quale c'è tantissimo interesse in tutto il mondo. Della settimana scorsa, 10 giorni fa, un articolo di Contemporary Psychoanalysis che si intitola, se non ricordo male, Dreamfield, in cui vengono recensiti 4 libri di autori italiani, Bolognini, uno o due di Bolognini, non mi ricordo, o due di Ferro, uno del, si parla lì, cioè del sottoscritto, in termini molto positivi, cioè per noi è un riconoscimento importante, si parla come una corrente influente a livello internazionale, ben individuata. Tempo fa c'era stato un altro articolo di Kernberg, che lo stesso parlava dei bioniani italiani. Io faccio regolarmente un gruppo al meeting della società IPA americana a New York, che è molto frequentato, quindi, come dire, c'è tantissimo interesse. Però anche perché Berger li ha chiamato bioniani, sembra quasi che comunque ci sia un riferimento particolare. Sì, beh, certo. Naturalmente per molti Bion è considerato l'autore più geniale dopo Freud. Poi lì è difficile, queste classifiche sono, valgono quel che valgono. Per un altro punto di vista, la Klein sicuramente secondo me è altrettanto geniale, ma anche Winnicott ha quelle cose che ti lasciano assolutamente, no, stupefatto. Però sicuramente è un autore molto geniale, geniale, un autore difficile, un autore la cui conoscenza si sta sviluppando, ma io direi forse dagli anni 70, cioè c'è un gap tra quando lui ha scritto i libri maggiori, ma questo succede sempre, spesso succede in caso di pensatori, no? Che poi cominciano a essere davvero apprezzati dopo un periodo di tempo. A breve è prevista la pubblicazione delle opere complete da Carnac, io penso che questo darà un impulso ulteriore allo studio del suo pensiero. Basta vedere il numero di articoli che vengono pubblicati nell'International Journal sul suo pensiero. Quindi veramente direi che, non vorrei fosse solo una mia speranza, perché naturalmente sono molto appassionato di questa, dello studio di quest'area della psicanalisi, e perché lo trovo entusiasmante, lo trovo vivo, e soprattutto trovo che poi nella clinica ti dà degli strumenti più fini, diciamo, secondo me, per lavorare, e sta affiorando come un nuovo paradigma importante a livello internazionale. Quindi all'interno già dell'esplosione relazionale partita soprattutto da Dacolt a metà degli anni 70.
Hai parlato di quindi strumenti clinici fini o più fini. Sì. Puoi dirci qualcosa sul passato? Per esempio, allora, diciamo, per esempio, uno dei principi più importanti e anche più difficili da capire del modello di campo è proprio questa radicalizzazione, l'estremizzazione del principio freudiano, cioè che diciamo il paradigma del sogno, no? Del sogno, sì. Dal nostro punto di vista, noi sogniamo sia di notte ma anche da sveglio, cioè c'è continuamente un lavoro, come dire, di gestione delle emozioni che la mente porta avanti per produrre pensiero, per produrre senso. Il senso si potrebbe dire il cibo della mente. Se noi produciamo senso, costruiamo una pellicola che ci preserva dalla possibile traumaticità del reale e produciamo quel cibo che ci nutre e automaticamente fa espandere la mente. No? Mm. Quindi noi siamo sempre attivi in qualche modo in questa produzione. Nel sognare la realtà, sognare nel senso di pensarla, nel senso di fare quelle operazioni retoriche che Freud ha studiato nel sogno, no? Quando ha studiato l'aspetto soprattutto espressivo del sogno, che sono le uniche che ci permettono di simbolizzare il reale. Non è che si possa fare al di fuori non utilizzando la metafora, la metonimia, per quei meccanismi lì, no? E quindi noi non c'è più, non consideriamo ci sia più una netta divisione tra processo primario e processo secondario, vediamo le cose un po' come un continuo, questo lo dicono anche i neuroscienziati, insomma, più western, gente che ha scritto su questo. Quindi, come dire, noi siamo continuamente impegnati a sognare la nostra esperienza, nel senso di provare a dare un significato a questa esperienza. Quindi c'è sempre questo lavorio inconscio e incessante, no? Quindi all'interno della seduta, all'interno del frame della seduta, della cornice della seduta, quello che noi con cui cerchiamo di entrare in contatto è questa comunicazione inconscia, per cercare di raggiungere il paziente dove è, nel modo più fine possibile, e poter vivere delle esperienze di condivisione emotiva. Condivisione emotiva che sono quelle esperienze che fanno crescere la mente, che fanno crescere la capacità psichica. Come dire, il disordine è già dato, il caos è già dato. Quando un bambino nasce è bombardato da una serie infinita di stimoli sensoriali, che cosa lo può aiutare a uscire da quel caos? La creazione di ordine. La creazione di ordine come avviene se non attraverso esperienze di condivisione emotiva con chi provvede le cure? Quindi il modello base è questo, il modello della relazione madre-bambino. Allora, cosa vuol dire? Che all'interno della seduta c'è un aspetto di iperinclusività della seduta, cioè tutta la seduta a rigore può essere vista come sogno. Tutto quello che dice il paziente può essere letto nell'ottica della sua, come dire, digestione, comprensione inconscia di quello che succede. No? Ieri sono andato dal capo ufficio, è stato particolarmente antipatico, sì, è andato ieri dal capo ufficio, è stato particolarmente antipatico, però a un certo punto, non monitorando il campo troppo attivamente, se no diventerebbe, no, non avrebbe quell'atteggiamento di ricettività e passività che per noi è importante, però magari a un certo punto l'analista, no, se ha interiorizzato il metodo, si ricorda, ma di cosa mi stava parlando? No? Chi è il capo ufficio di cui si sta parlando? Può darsi che avesse a che fare con un certo tipo di funzionamento qui di campo, di coppia, no? E cosa possiamo fare per trasformare questo aspetto? C'era stamattina una collega, una supervisione, che mi diceva: il paziente sta per andare, come diceva, sta per andare negli Stati Uniti e perderà due sedute, allora era dispiaciuto per questa cosa. Il che è tutto vero, ma il paziente sta effettivamente per andare negli Stati Uniti per una settimana, perderà due sedute, eccetera. E già questo dà modo di capire molte cose, parlandone, no? Tanti aspetti possono essere esplorati. Un altro modo di pensare a questa cosa è dire: ma perché adesso? Che necessità c'è che proprio adesso mi parli del fatto che deve andare negli Stati Uniti e che perderà due sedute? Potrebbe essere che in questo momento, come dire, attraverso questo racconto mi stia esprimendo qualcosa di emotivo che sta cercando di digerire, sognare, trasformare e che attiene al qui e ora, no. Vedi come immediatamente l'America non è più l'America che sta là dove lui andrà, ma diventa un luogo
lontano, inaccessibile, che però ha a che fare con il loro incontro lì, in quel momento, nella relazione. Quindi questo è un principio tecnico, no? Semplice, semplice però, apparentemente semplice perché poi metterlo in pratica nella clinica, semplice non è, perché noi abbiamo una specie di forza di gravità del pensiero che ci porta a vedere tutto in termini di realtà, e questo serve più, io lo chiamo il sonno della veglia, no? Cioè noi facciamo finta che le cose siano così come le vediamo, poi arriva il fisico, arriva, ma ci dice, no, attenzione, poi la realtà la costruite, non è così come la vedete, no? Ecco, come vedi, questo ci dà delle prospettive nuove, perché se io so che non è solo il problema che lui sta per partire, ma che forse in questo momento potrebbe esserci una caduta di ricettività, che stiamo funzionando in un modo antiterapeutico, vattela a pesca, ogni genere di cose, ho perlomeno la possibilità di aprire un'altra prospettiva, che io voglio pensare, come dicevo, con un po' più fine sui movimenti inconsci di quello che sta succedendo. Questo è un aspetto, cioè. Ma questo poi viene esplicitato? No, assolutamente condiviso. No, questo è lì, un altro dei principi molto importante è proprio che, come dire, si può dire, si parla al paziente nel modo più semplice possibile, ovviamente, e la comprensione che tu espliciti deve tener conto delle sue capacità di assumere quello che tu dici, perché se tu dici una cosa che è vera ma vera solo per te, che il paziente non la può recepire, finisce per essere traumatica, no? Noi sappiamo che con i nostri figli, a seconda dell'età, certe cose di famiglia, pur essendo vere, le puoi dire o non le puoi dire. Il modello è sempre quello, ciò che è sostenibile. Una cosa che non è sostenibile, per definizione, finisce per essere traumatica, no? Il modello bioniano del contenitore contenuto, che quando la cosa funziona c'è uno sviluppo della mente. Quando tu vuoi forzare un contenuto che è troppo grande, un contenitore che non lo può accogliere, si rompe il contenitore. In questo caso si produce un trauma. Quindi questa è una bussola continua. E allora lì, come facciamo noi a sapere se quello che diciamo è terapeutico o meno? Questo è un problema che si poneva già Freud, no? Freud diceva, se io do un'interpretazione, il paziente associa di più, emergono dei ricordi, è più fluido, eccetera, eccetera, vuol dire che, come dire, era un'interpretazione corretta, eccetera, eccetera. Questo rimane valido, noi aggiungiamo anche un po' questa certa idea del fatto che continuamente noi cerchiamo di simbolizzare la realtà. Io dico qualcosa a proposito che ma insomma questo capo ufficio è proprio, no, come dire, proprio noioso. E il paziente può rispondere, sì, però sai, c'è la segretaria che invece è molto accogliente, no? Oppure sì, non solo il capo ufficio, ma sai, c'è quell'altro che mi viene sempre a dire le cose quando è il momento più inopportuno, mi fa perdere tempo, no? Ho fatto due esempi diversi, non in una maniera assolutamente né meccanica né automatica, che sarebbe una perversione del metodo, no? Però, diciamo, sempre nel modo, senza memoria e senza desiderio, cioè senza troppa intenzionalità, ma se tu ascolti, no? Anche questa è una estremizzazione dell'attenzione fluttuante di Freud, se tu ascolti e ti lasci pervadere dal discorso del paziente, forse l'esempio della segretaria, no? Accogliendo, l'esempio di quell'altro che dice le cose sempre al momento inopportuno, sono dei derivanti del lavorio inconscio del paziente che sta alfabetizzando in tempo reale, come dire, no? Quel quantum di emozione in più, di emotività in più, che è introdotto nel campo dicendo qualcosa. Non so se riesco a essere chiaro. E allora ho una bussola continua, sempre si può sbagliare, tante volte non lo sai prima che cosa può essere utile, accettabile o no, ti basi sull'esperienza, cioè. Però è il paziente che, a seconda di come risponde, per cui se c'è la segretaria può darsi che si sia sentito capito, contenuto, no? E forse allora si può osare di più. Se dice no, quello parla sempre in modo inopportuno, forse sta chiedendo di ascoltare, di star qui, di abbassare il voltaggio, diciamo. Io vedo che tante volte le cose più utili sono quelle proprio più semplici, certi rimandi molto semplici ad eco, forse perché scopriamo sempre di più che lavoriamo a livelli basali, no? Come dire, della costituzione della soggettività,
quindi non tanto le cose intellettuali, le spiegazioni, certo, le cose, ma più musicalità, contatto, accudimento, ritmi che si vanno a iscrivere, interattivi che si vanno a iscrivere nel corpo. Questo è tutto una nuova frontiera della psicoanalisi, molto molto interessante, ecco. Però andare avanti per ore di queste cose. Questo paziente che aveva il viaggio in America mi aiuta a introdurre la domanda su un paziente un pochino più difficile, perché questo paziente doveva andare veramente in America e non aveva fondamentalmente intenzione di sabotare troppo la terapia. Ce ne sono invece altri che fanno delle cose, chiamiamole un pochino più provocatorie per il terapeuta. Quindi quando la musica diventa più dissonante, tu come cerchi? Così veramente come paziente difficile, per capire per provocatorio, tipo? In cui in realtà non dico che il viaggio in America sia falso, per carità, però ci sono anche quelli, in cui il danno al ritmo delle sedute diventa qualcosa di evidentemente sì, ancora un po' inconscio, però anche un pochino intenzionale, insomma, bisogna anche dire al paziente, o forse no, però uno lo pensa, ma insomma, la terapia la vogliamo fare o no? Certo. No, capisco. Ma poche cose rapidissime si possono dire. Da un lato, la psicanalisi secondo me è cresciuta, si è espansa, ha ampliato molto, la massa di esperienze che si è potuta fare, proprio perché sono arrivati anche pazienti difficili, no? E tanti autori sono impegnati a curare anche pazienti psicotici, sono esperienze storiche, eccetera, eccetera. Ma a parte quello, alle volte diventano pazienti più difficili. Forse ogni analista si può far carico di pochissime di queste situazioni, forse due, non lo so, pazienti veramente difficili. Sì, eccetera. Noi intendiamo più che lo psicotico grave, quello che evidentemente salta proprio sedute, oppure durante la seduta. Una seconda cosa che si può dire molto rapidamente è che mentre prima gli analisti forse avevano l'idea che o 4 sedute, no? Per gli inglesi 5, con un paziente già adatto a fare un certo tipo di lavoro, oppure niente, adesso siamo molto più elastici in questo senso, che come dire, l'obiettivo è di portare eventualmente un paziente che in partenza non può, per vari motivi, no? Per motivi emotivi, affrontare un certo tipo di lavoro, dargli tempo affinché eventualmente possa arrivare e entrare in una situazione di setting più classico, no? Detto ciò, questo porta a dire anche che sono due modi diversi di concepire il setting. Una cosa è un setting più di tipo formale, più o meno, come dire, dico rigido, ma che deve avere la sua stabilità. Altra cosa è se parliamo soprattutto di del setting interno dell'analista. Cioè io penso che al giorno d'oggi l'analista possa lavorare in vari ambiti diversi e usare, no, quello che ha imparato, una sua lunghissima formazione, in più modi. Possono essere supervisioni, equipe terapeutiche, lavoro nelle istituzioni, consultazioni, analisi classiche, psicoterapie. Quello che conta è che abbia interiorizzato bene, no, il modo psicoanalitico di ascoltare, di confrontarsi con la sofferenza psichica. Questo vuol dire che, se come è successo a me, a un certo punto, per 2 anni il paziente si sedeva per terra in quell'angolino lì, oppure un altro appena arrivato invece ha preso la persona, sono rimasto qui, la poltrona, quella dove mi siedo io di solito, dietro il lettino, io non ho fatto una piega, cioè certo di capire, no, che cosa eventualmente anche questi comportamenti hanno a che fare, soprattutto nel primo caso abbiamo scoperto dopo tanto tempo quello nell'angolino, sì, c'era, era un aspetto importantissimo della vita migliore di questa persona, si collegava ad aspetti molto importanti. Quindi Ferro racconta un paziente che a un certo punto non se ne andava dalla stanza e
è uscito lui, la paziente che l'hanno fatta a cambio, lui si è messo sul lettino, no, ma a parte, no, come dire, quel che conta è avere un certo tipo di assetto interno. Allora, il paziente che salta le sedute, noi non ragioniamo quasi mai in termini né di resistenza né di attacco. Diciamo, no, proprio per il principio che ho espresso prima, di sostenibilità. Cioè, se un paziente non viene, io piuttosto mi chiedo in termini di campo che succede, perché non sta venendo? Perché questo paziente ha bisogno di dare dei calci alla porta per farsi capire, come se si fosse trovato di fronte a una porta trompe-l'œil, no? Dipinta, no? Cioè, sì. Poi io sono analista per bene, ben nato, è tutto pronto, cioè, se tu non vuoi fare la terapia sei tu che resisti. No, cioè, dobbiamo vedere, no? Quindi c'è una idea diversa, almeno io la penso così, per qualcuno può condividere, altri no, anche dell'acting, no? A volte dice il paziente fa dei transfert laterali oppure agisce fuori perché resiste alla terapia, ma io direi che forse quel paziente è talmente disperato che l'unico suo modo per farsi intendere, no? È di bussare alla porta in quel modo lì. Quindi il salto delle sedute, eccetera, eccetera. Dopodiché, naturalmente, può arrivare il momento in cui si fa tesoro anche di queste cose e si vede se si riesce a, no, a trasformare la situazione. Non sempre si riesce, non è che... Però il modo di vedere è molto, molto diverso, cioè, no, rispetto un po' al modo classico. Il cambiamento del paziente. Il cambiamento del paziente, ma noi siamo abituati almeno diciamo, a un'analisi tipo, no? Cioè, sia il problema del cambiamento, sia il problema della conclusione, cui accennavo prima, io ho sempre visto che si pone in modo molto naturale, diciamo, no? Cioè, e ogni coppia ha la sua temporalità. Quindi non ho affatto in mente un modello per cui no, si parte da A e si deve arrivare a B in questo tempo e in questo modo. Cosa assolutamente ovvia, alcuni pazienti partono da dove altri arrivano. E arrivare al punto da cui alcuni partono, per quegli altri è un grosso successo. No? Cioè un paziente che ha grossi difetti, deficit a mentalizzare. Se arriva a una situazione in cui invece comincia, no, ad avere una capacità di in qualche modo entrare in contatto col proprio mondo interno, di capire che anche le altre persone hanno delle emozioni, hanno delle sofferenze, di riuscire a identificarsi, togliersi via, come dire, dal mare dell'oggettività, della concretezza, quindi una vita filosoficamente diremmo inautentica, no? Per quella persona può essere un grosso risultato. Per un'altra persona che queste cose ha già acquisito, può darsi che abbia a che fare con problemi di un ordine più complesso o sofisticato. Quindi questa è la prima cosa. Dopodiché, ripeto, ogni coppia analitica ha un po' la sua temporalità, diciamo. E ci sono analisi che si interrompono, che hanno l'aria di essersi interrotte e invece poi producono i loro effetti, magari si vede, no? Quando è possibile avere qualche un po' a posteriori. Altre che magari si chiudono, come dire, a puntino, no? Però si ha l'impressione di non essere riusciti a produrre veri cambiamenti. La fenomenologia della chiusura dell'analisi è molto più complessa e variegata di quello che forse si pensava. Naturalmente tu non puoi dire a un paziente, guarda, se fidi di me, ha questi problemi, innanzitutto occorre che si sia convinti che quello è l'approccio più utile che ci sia a disposizione per affrontare quei problemi, no? Quindi la base di partenza. Poi non è che gli si può dire, guarda, se fidi di me, venga da me 1, 2, 3, 4 anni e poi io le prometto che sarebbe azzardato, no? Invece io gli dico, guarda, grosso modo ogni seduta ti deve servire, no? Cioè dobbiamo avere l'impressione, che non dico da subito, ma più o meno che stia meglio, no? E quindi i parametri sono sempre di vario livello.
cioè tu vedi come funzionava un paziente, come funziona dopo un po' di tempo, no? Se il paziente è molto concreto, mai sogni, zero vita immaginativa, eccetera, poi vedi che piano piano si affaccia a parlare di emozioni, di cose relazionali, ti porta dei sogni, cioè questo è un grosso cambiamento. Banalmente, ma mica tanto banale, la scomparsa dei sintomi, il miglioramento di tutti i parametri, anche di realtà esterna. Quindi io penso che in ogni momento il terapeuta ha assieme un ventaglio di parametri da cui può dedurre grosso modo, no? Se la cosa sta funzionando bene, poi se ne parla anche con molta franchezza con il paziente e poi ci sono, tornando al discorso di prima, degli indici diretti e indiretti, cioè un paziente anche indirettamente con il suo parlare ti fa capire come sta vivendo le cose. E l'esempio della segretaria, quello del capo ufficio, si può applicare anche qui, no? Non so se no, cioè tu puoi dire un paziente dice ah no, questa terapia è una cosa disastrosa, non ne posso più, me ne vado andare, però poi inconsciamente ti fa capire che ci tiene molto, che gli sta servendo e così. Quindi questo, ripeto, secondo me bisogna che vi è. Detto ciò, io ho abbastanza esperienza per aver vissuto situazioni in cui dei cambiamenti radicali, radicalmente positivi, per situazioni in cui seppure uno mi avesse chiesto, dice, ma cos'altro mi puoi raccomandare che riesca ad andare più in fretta, io non avrei saputo dire, cioè secondo me ci sono delle situazioni in cui non è questione di farmaci o di tecniche o di cose in cui puoi spingere, cioè la piantina non la puoi dare la luce, l'acqua, ma non la puoi tirare per farla crescere più in fretta. Ho esperienza di alcune situazioni che mi hanno insegnato moltissimo, in cui ci sono voluti addirittura degli anni in cui io dentro di me disperavo un po', perché poi capita anche questo, non sempre hai l'idea che stia andando, famosa situazione di impasse, eccetera, eccetera. In cui però magari dopo 3 anni il paziente ci ha messo 3 anni per fidarsi abbastanza di te per aprire, per aprirsi, ed è quella è stata la terapia, no? Non quello che io gli ho detto dopo, certo. No? Ma l'essermi messo a disposizione anche nel dargli un'enormità di credito, no? Nell'essere stato paziente, nell'aspettare affinché lui potesse fare questo percorso di conquista di fiducia, aprirsi e così via. Quindi ho anche questa esperienza qui che non bisogna mollare facilmente, sempre chiedersi se si sta operando bene, ci sono le supervisioni, ci sono i colleghi, certo. La scrittura, anche un modo di chiedere supervisione, no? Però ecco, diciamo, questi sono alcuni dei parametri, perché recentemente anche rispetto a una collega giovane che mi diceva ho l'impressione che i miei casi non si muovono abbastanza, ma guarda, quel giorno lì mi sono venuto da dire, facciamo così, tu c'hai un grosso problema, scomponilo in un piccolo problema, no? Per arrivare fino alla seduta. Comincia a chiederti, riguardando il protocollo di una seduta, se ti sembra che dall'inizio alla fine ci sia stata una progressività, un qualche cosa, no? Perché effettivamente di solito un paziente arriva a qualche cosa che no, ti porta lì, delle emozioni che vuole cambiare, e già nel corso di una seduta tu hai modo alle volte di vedere se c'è stato un qualche tipo di scioglimento, di trasformazione, di cambiamento di quell'impressione iniziale di pesantezza o di rabbia, no? Quindi come dire, se uno comincia a fare attenzione ad unità più piccole è più facile che poi abbia dei parametri anche per capire allora sull'arco di settimane o mesi o addirittura di anni se ci si sta muovendo oppure no. Questa parte clinica è stata veramente molto bella, quelle ultime spero sia comprensibile. Grazie. Due domande, torniamo un po' alla teoria, sì. La spiegazione sulla vostra teoria ipotesi post-bioniana è stata chiara, ci hai anche già dato qualcosa su altri orientamenti, sugli interpersonali, relazionali. Sì. Durante il discorso hai anche accennato alla mentalizzazione, quindi dovrei chiederti qualcosa sugli altri orientamenti. Hai citato questi due, a un certo punto hai citato anche Kernberg, non so, potrei chiederti con quali interagite di più e da quali invece vi sentite più lontani.
Dunque, ma poi anche accennato ai vari centri italiani, diversi da Milano, voi siete chiamati. Io sono appena al centro di Milano, adesso da poco si è formato anche di tutti il questi, voi parlate uno in particolare. Allora, intanto bisogna distinguere tra quello che è il campo generale della psicoanalisi rispetto a quelli che si pongono al di fuori del pensiero psicoanalitico. Ma quelli dopo, vediamo un po' all'interno quelli del... Allora, all'interno della psicoanalisi c'è una straordinaria convergenza con un gruppo di colleghi che lavora a San Francisco, che sotto l'influenza di Thomas Ogden, che diciamo uno dei, non so, due, tre, quattro, secondo me, autori geniali, viventi, insomma, vogliamo usare questi termini però diciamo straordinariamente creativi, e che stanno cambiando la psicoanalisi. E lui forse ha iniziato più da una persona che dà contributi sistematici e rilevanti, non so se da 30 anni più. Infatti, quello che del lì è famoso. Sì, diciamo famoso, ho avuto la fortuna di conoscere, poi siamo in amicizia. Nel penultimo numero della rivista di psicoanalisi c'è un'intervista meravigliosa, ben più di un'intervista, praticamente un saggio molto bello in cui toccava vari punti. E lui all'inizio forse era soprattutto, si ispirava forse soprattutto a Winnicott, ha studiato anche a Londra un periodo, e io ho l'impressione si sia avvicinato sempre di più a Bion, e ha dato dei contributi fondamentali anche su Bion, oltre che su altri autori. E quello che noi chiamiamo campo, lui lo chiama il terzo analitico intersoggettivo. No, anche lì quell'area comune intermedia in cui diciamo si crea questa cosa terza, no? Quest'area di mezzo, quest'area intermedia, che anche secondo Bion è la cosa da studiare, non l'analista, non il paziente, ma il qualcosa tra, cioè il campo something in between, queste idee. Quindi abbiamo una particolare affinità con questi colleghi, ma poi ci sono qui e là nel mondo vari centri e colleghi che seguo in particolare, cioè, Stati Uniti c'è un gruppo di Boston, per dire, in Italia ci sono dei colleghi di cui ho molta stima, di cui seguo costantemente il lavoro, ma qui è meglio non fare nomi. Dicevi che oltre a Milano costituisci un polo anche a Pavia. A Pavia, questa è la suddivisione amministrativa della specie. Noi abbiamo vari centri disseminati nelle principali città che hanno una vita culturale locale, una certa autonomia amministrativa. Da pochissimo tempo c'è, cioè, lo chiamo il centrino, che è ancora piccolo, però c'ha una ventina di membri, ma è per via dell'università. Tu hai studiato qui, quindi lo sai, l'università attiva un po' da tutta Italia, alcuni si fermano, quindi è, così come il policlinico e l'università sono sovradimensionate rispetto a Pavia, c'è anche il centro, no? Rispetto a una cittadina piccola, è un centro consistente con dei nomi, Fausto Petrella, per dire, il nostro presidente, ex presidente anche della società, universitario, ovviamente Ferro e altri colleghi, Michele Bezzolari, cioè studiosi di valore, questo voglio dire. Mi stavo chiedendo se c'è una specie di affinità italiana, perché nel campo cognitivo gli italiani anche loro con l'interpersonale, il narrativo, c'è addirittura una corrente che si chiama terapia metacognitiva interpersonale. Vabbè, questo così è una pensiero. È facile che ci possa essere un'area di famiglia, no? Nel senso che io vedo che, come dire, anche il cambiamento che c'è stato nella psicanalisi, per dire, dal modello classico a quelli più relazionali attuali. Cioè, non è che uno si è svegliato la mattina e ha detto, nel frattempo è successa una cosa piccola piccola, come il cambiamento dell'orientamento epistemologico generale, tutte le scelte. Siamo passati dal positivismo, per dirlo in breve, al postmoderno. No?
c'è qualcosa che ci coinvolge tutti, guai a guardare solo nel proprio particolare, non si capisce il movimento più generale. Rispetto alle altre aree con cui dialogare, beh, è ovvio che per la psicanalisi sono la psichiatria, le neuroscienze, secondo me la filosofia è anche molto importante, no? Paradossalmente forse è più difficile dialogare con indirizzi psicoterapeutici che non rientrano nell'alveo psicoanalitico, forse perché, non so, forse per ragioni storiche o perché i linguaggi sono abbastanza diversi, e per far bene una cosa ci vuole una vita impararla, perché c'è un aspetto di iperspecializzazione, no? Però io, diciamo, sono assolutamente favorevole al dialogo, penso sia un arricchimento di tutti, e non lo dico tanto per dire, perché chi mi conosce lo sa, una delle cose che più ho in odio è quando le istituzioni prendono una coloritura religiosa. Questo forse può anche essere avvenuto in passato per ragioni storiche, ma diciamo questo non ha più motivo di essere. Salvo che, attenzione, cioè forse le istituzioni psicanalitiche sono state particolarmente prone a questo tipo di... ma tutte le istituzioni possono andare soggette a fenomeni di questo tipo, e quindi, come dire, ben venga il dialogo, cioè c'è solo che sia un confronto chiaro, aperto, e tenendo conto naturalmente anche lì di un altro limite. Secondo me posso sbagliarmi, ogni modello a rigore può sembrare assurdo, non è che studia la stessa cosa, perché ogni modello, ogni teoria ritaglia anche il proprio campo esperienziale, poi sembra che sia la stessa cosa, ma non so se mi spiego. No, sono d'accordo, altrimenti sembra che tutti diciamo la stessa cosa, sono le parole sono differenti. Ma è anche proprio che, infatti, a me, diciamo, il discorso che faceva Kuhn sul, no, su come cambiano i paradigmi scientifici, credo che sia la sintesi che più mi convince, che ci può convincere, cioè nel senso che non è che c'è quella bella progressione lineare, no? Per cui a un certo punto vengono risolti i vecchi problemi e si va avanti. Semplicemente i ricercatori cominciano a porsi delle domande nuove, guardano altrove, no? E ci si trova a ragionare in termini diversi. Quindi se guardano altrove vuol dire pure che individuano paradossalmente dei nuovi oggetti di indagine, non sono esattamente gli stessi. Questa non è una nozione proprio scontata. Per esempio, mi ricollego al discorso che faceva all'inizio sullo stile. No, in qualche modo lo stile stesso di un autore contribuisce a definire il proprio oggetto. Questo quando l'oggetto di studio è molto complesso, soprattutto quando è molto complesso e non è riducibile, non è facilmente manipolabile. Cioè se tu vuoi avere a che fare con la mente umana, no? Teoricamente dovresti essere un Proust per capirla tutta la sua complessità. Lì si vede che lo stile attraverso cui rendi conto della tua esperienza a contatto con l'oggetto è fondamentale. Però qualcosa del genere esiste anche nell'ambito scientifico. Va bene, non lo so, ma potrei fare qualche ultima, non so, parlare di mentalizzazione. Da un certo punto di vista potremmo anche finire così. Se hai qualcosa da dire sulla mentalizzazione, penso di Fonaghi, o anche sulla mindfulness. Beh, Fonaghi, analista, cioè dei più stimati, dei più attivi. L'impressione che io, senza conoscere bene queste cose, perché ovviamente il tempo è limitato, è che abbia cercato di operazionalizzare, no, certe procedure che fanno parte del campo psicoanalitico affinché siano più facilmente applicabili in altri ambiti, no? Per esempio in ambito psichiatrico, no? Un po' forse anche come aveva fatto Kernberg, individuando una specie di intervista semistrutturata per il borderline, ricordo queste cose dal tempo di un'università. Quindi, voglio dire, da un certo punto di vista è un termine nuovo per dire delle cose vecchie, no? Cioè,
cosa vuol dire mentalizzato? Vuol dire alla fin fine acquisire la nozione, la propria interiorità, quindi dell'interiorità altrui, immagino io. Però anche proprio in base al discorso che abbiamo fatto poc'anzi, non è solo una cosa nuova per dire una cosa nuova, cioè crei anche un nuovo ambito di esperienza e quindi vuol dire però non più che tanto non saprei dire. Va bene, grazie, è stato grazie a te moltissimo per l'attenzione.